Have you ever tried an explosive lemonade? In Naples, it's very common to see people on the streets bend over with their legs spread. What are they doing? They're drinking limonata a coscia aperte. Com'è? Buono, si chiama coscia aperte. In Italy it means open legs lemonade, a refreshing Napolitan drink commonly used as digestive. È una bevanda antica tradizionale napoletana. It's made of a certain amount of fresh lemon juice, a bit of water and a pinch of baking soda. And 3, 2, 1... Go, drink it! Acqua Fresca only used Sorrento lemons and not Florence one. È questo qua, limone è bello poroso, bello di buccia, bello fuori e bello di... They say the secret is the juicer. The lemon is squeezed several times, not only pressing the fruit, but also its peel, which release the oil that gives those lemonades such a unique flavor. Questa la usava mia nonna qui. E poi qui sotto, sotto il piattino, è dentellata. Quando tu premi limone e buccia. But why the name with open legs? Because the moment you put a pinch of baking soda, the drink erupts, so you have to spread your legs if you don't want to get dirty. Quando fuori esce dal bicchiere, tu non puoi berla dritta, perché altrimenti ti cola tutto addosso, no? Quindi a livello proprio posturale ti viene portato a fare questo movimento qua, perché quella fuori esce dal bicchiere e tu ti tiri indietro aprendo le gambe, altrimenti ti bagneresti tutto. Va, guarda, rapido, rapido! Lemonade is also called gassosa, which means soda, because at that time there was no bottled soda. In fact, this lemonade stand has been here since 1836, and Paolo and his family have been working there for 50 years. Qui c'era mia nonna, dopo mia nonna mio padre e mia zia, ora io e mio fratello. Orgoglioso di essere a Acqua Fresca. At that time, lemonade was made of lemon and water springing from the Chiatamone, an ancient Napolitan spring preserved in mummarelle. Le mummarelle erano delle anforette di creta. Ora ve la faccio vedere. Se vedi, qua ci sono delle anforette, perché prima non c'era l'acqua corrente. L'acqua veniva in queste botti, quindi l'acqua si manteneva molto fresca all'interno. Vedi? Queste botte a terra. Paolo showed us how to make a good open legs lemonade like his father taught him. Cut a lemon, press it under this very ancient juicer, add sparkling water, add a pinch of baking soda, and you're done. Today the lemonade stand is not only a meeting point for tourists, but also for young Napolitans. È perché comunque alla fine dei conti è una bevanda sana, è una bevanda che non contiene conservanti, fresca, fatta al momento. Metti che è una risata, alla fine ti compri una risata con due. E le cose tradizionali, vecchie o le cose semplici, sono sempre le migliori. Have you ever had such an explosive drink like this? Let us know in the comments. Salute! Oh zì, com'era questa limonata? Era buona. Sì? Buona. Era che cazzo.